E questa è l'immagine che chiude il progetto. Per cui Synthesis, diciamo, dal 2009 fino al 2012. Il passo successivo è stato avviare un nuovo progetto che è cominciato appunto l'anno scorso, un po' in sordina, perché insomma, stiamo aspettando un bando europeo che in qualche modo possa darci dei finanziamenti per poterlo continuare. Sto guardando l'ora. E abbiamo pensato appunto di ampliare assolutamente questi territori. Insomma, Savignano è stata scandagliata in tutto e per tutto tra il progetto del parco e questo di Synthesis, per cui cercavamo di ampliare un po', di dare un significato più ampio ad un progetto nuovo. Il progetto successivo si chiama Adriatic Coast to Coast, che in qualche modo interessa anche Bari, no? E questi progetti che state facendo insieme con Cuny Hansen, Phelps e Zed Nelson, no? Che in qualche modo sono legati, no, a questo progetto. Non c'è nessuna convenzione, no, che ha stabilito un contatto tra quello che succede a Savignano e quello che succede a Bari, meglio ancora non c'è, però diciamo che Savignano si propone come comune capofila per intessere dei legami con una serie di realtà che si situano lungo la costa adriatica italiana, ma anche dall'altra parte. Obiettivo del progetto, lo leggo proprio da quello che è il testo progettuale che abbiamo messo a punto, è favorire la conoscenza, il confronto e lo scambio tra realtà adriatiche della costa orientale e occidentale, due sistemi lineari che manifestano attraverso le proprie peculiarità la pluralità dell'identità litoranea costiera. Per cui sono già stati avviati dei workshop che adesso vi racconto, sono stati avviati dei contatti con alcune realtà, tra cui insomma, Lab e per cui Bari, ma anche con alcune scuole, l'UIUAV a Venezia, la facoltà dove insegno io, per cui la scuola di ingegneria e architettura di Cesena, l'Accademia di Belle Arti di Ravenna, l'ISIE di Urbino, sto cercando di trovare altri legami con Trieste piuttosto che con le Marche. Dall'altra parte abbiamo cominciato a contattare, ma ancora insomma, non abbiamo i finanziamenti per poter partire con un progetto in maniera chiara e precisa, con l'Albania, il Montenegro, la Slovenia e la Croazia e la Bosnia-Erzegovina. Per cui tutti gli stati interessati dall'altra parte della costa e la realtà italiana. Appunto, quel che ci interessa è appunto mappare questi luoghi, capire la fotografia come proprio strumento di conoscenza, capire com'è fatta, no? Veramente, come è fatta la costa in Italia, che tipo di realtà ci sono, cosa è successo dopo il boom economico degli anni 60, no? Il processo di cementificazione, no? Della linea costiera, e se questi esempi in Italia possono essere utili per quello che ancora non è successo dall'altra parte, no? Che però potrebbe succedere, perché penso all'Albania, insomma, che si sta sviluppando in maniera molto forte in questi ultimi anni, per cui portare a conoscenza la fotografia come strumento che può aiutare a comprendere, no? Per poi, insomma, eventualmente progettare. E ci interessa la fotografia come strumento di identificazione di una memoria collettiva, per cui ci interessa da una parte avviare delle campagne fotografiche, come è stato fatto, permettere ai giovani di lavorare, non soltanto seguendo dei workshop, ma dando degli incarichi specifici, no? A dei giovani fotografi, perché no? Da questa parte e dall'altra, per cui da parte italiana e dall'altra parte, e cominciare a mappare delle indagini territoriali che sono state fatte negli anni scorsi da questa parte italiana e dall'altra parte, con una data di riferimento che può essere, non so, gli anni 50 o gli anni 60. Per cui Guido Guidi, tanto per fare un nome, ha lavorato a Rimini, no? Ha lavorato in Puglia, ha lavorato. Allora, cominciamo a capire cosa è stato fatto, no? Proprio dal punto di vista della fotografia, e per cui insomma cominciamo a mappare progetti passati e cominciare a studiare dei progetti recenti sul territorio. Per cui insomma, un progetto molto ampio, un progetto molto complesso se volete, che però insomma, attende appunto la stesura di un bando preciso che ci permette attraverso dei finanziamenti di muoverci nel territorio, ripeto, con Savignano come comune capofila.
Quello che è stato fatto fino adesso, che adesso vi mostro, è un primo workshop che è stato fatto a ottobre 2012, che ha avviato in qualche modo il progetto Adriatico, e che è stato un workshop di Guido Guidi, che vedete in questo momento. Guido Guidi non ha fatto un lavoro specifico, non avevamo il finanziamento per poterlo, per poterglielo chiedere, però ha seguito un workshop insomma molto interessante, di scambio e utile per questi giovani che in questo caso sono venuti veramente da tutta Italia, no, a sentire le parole del maestro, no, italiano. Mi piace mostrare queste foto per capire insomma che tipo di atmosfera si crea, no? Poi con questi sempre molto informale, molto alla mano, molto utile, dico, no? Il secondo workshop è stato fatto dal fotografo australiano Max Pam. Max Pam ha avuto una gli abbiamo fatto una mostra al CIFEST, al festival a settembre, per cui gli abbiamo chiesto di rimanere per un paio di settimane, ha seguito un workshop e poi ha prodotto un lavoro personale che stiamo in questo momento valutando insieme. Con Max Pam al lavoro, con i ragazzi, e tutti quanti hanno prodotto, vedete, un, lui chiama Bifold, un progetto che poi è diventato un vero e proprio libretto. E anche in questo caso sapete che, come vi ho anticipato prima, i progetti fatti dai ragazzi comunque confluiscono al festival, perché è giusto dare l'opportunità, no, a questi ragazzi di mostrare, di confrontarsi, no? Di cedere il proprio lavoro e di farlo vedere soprattutto. Questo è Max Pam al lavoro per il suo progetto personale. Fotografava, ha chiesto delle modelle insieme con il titolo del progetto che poi vedete alla copertina si chiama Sea of Love, per cui un progetto molto chiaro e preciso anche rispetto al territorio che è andato a fotografare. Dietro c'è l'assistente colombiana, eccola, e Max Pam. E questa è la copertina, retrocopertina possibile, insomma, di questo libretto che è costruito insieme, che è costruito appunto sul progetto personale. E poi ci sono stati due workshop con il noto Gary Johansson, un altro grande personaggio come Max Pam d'altra parte, come Guidi, generosissimo, per cui ti danno il massimo, ti danno tutto, sono disposti a rinunciare ai propri spazi per concedersi completamente agli studenti. Abbiamo avviato con Johansson, vedete qui in conferenza, due workshop, uno a Savignano, uno a Ravenna, uno a settembre e uno a ottobre. E lui ha lavorato per 10 giorni, mi sono arrivate la settimana scorsa 300 stampine fatte da Johansson, un lavoro di una qualità incredibile. Quello che mostro adesso, al di là di insomma, questi confronti, no, con i ragazzi, alcune immagini di prova scattate con l'iPhone, perché ogni tanto mi mandava queste immagini, dopo queste le ritroviamo comunque, lui usa una medio formato, analogica, e comunque, no, tanto per farvi capire così, un'idea, ecco, un'anteprima di quello che potrebbe aver visto in questi territori difficili, insomma, non c'è molto da vedere. Anche... Però insomma il fotografo ha i propri riferimenti, ritrova le proprie figure, no? I propri amici. No? Il senso della misura, no? Dicevo prima, spesso una buona fotografia è data da una buona composizione, da una buona misura, no? Tutto è al posto, giusto, no? Ovviamente è l'esperienza che ti detta il perché, no? Inserire quel palo no, lì con questa misura, con questa distanza, che sono le misure che valuta l'occhio, no? Non c'è nessuna altra modalità di misura. L'occhio del pittore, l'occhio del fotografo, insomma, quello che sappiamo. Si è fatto una lezione interessantissima su Hopper,
per cercare di capire come la pittura di Hopper per lui sia un riferimento. È stato, cioè, molto, anche in questo, molto generoso nel concedere, no, i propri riferimenti in maniera così, così forte, no? E spesso ritrovava questi tre alberi, no, che Hopper ripetutamente, insomma, disegnava all'interno dei propri dipinti, e lui, no, queste fissazioni, ogni fotografo ha le proprie fissazioni, no? Guidi vede l'occhio dappertutto e lui ritrova i propri alberi, insomma ognuno i propri riferimenti che vengono di volta in volta reiterati, pensati, resi propri, no? E declinati di volta in volta in maniera diversa. È una maniera di sfruttare il mare, no? Pensando proprio dal punto di vista del turismo, in maniera completamente diversa rispetto a come siete abituati, no, voi in Puglia, a vederlo, no? C'è uno sfruttamento, il turismo balneare, se volete, è presente in una maniera veramente... ecco, là proprio c'è un concetto di misura, no? Io ho una misura e devo stare dentro quella misura se vado al mare, se mi prendo questo bagno, è un concetto completamente diverso rispetto, no, a viverlo, vivere il mare anche come un paesaggio. Sì, lavora, sì, sì, direi di sì, insomma, direi di sì. Sto pensando, non mi pare che di aver visto fotografie a colori di Gary Johansson. Lui dice che il bianco e nero non distrae, spesso non mette la figura umana proprio per questo motivo, no? Se comincia a mettere delle figure, l'uomo va sempre alla ricerca dei propri simili, no? Per cui vai sempre, anche se l'omino è lì piccolo, vai sempre a finire là. Qua invece sei tu che sei obbligato a percorrere con l'occhio, a capire, no, qual è il senso, no, di queste immagini. Ha fotografato la spiaggia, il mare, ha fotografato delle colonie di vacanza che sono molto presenti all'interno di questo territorio, molte costruite da Mussolini nel periodo, no, nel periodo fascista. E quando è arrivato a casa, ecco i rullini che poi, insomma, mi hanno dato questa foto che poi ha sviluppato, circa 80 rullini in 8 giorni, dice rullini, insomma, una cosa incredibile, un lavoro immenso. Sì, Adriatico Stucosta ha visto anche un progetto legato appunto alle scuole. Ci abbiamo avviato in alcune scuole, le vedete citate, UAV a Venezia, l'Accademia di Belle Arti di Ravenna, Ingegneria e Architettura di Cesena, Elisia di Rubino con me a Cesena, Guidi, Lamiodini, insomma presenti anche allo UAV, Cesare Fabbri a Ravenna, per cui con alcuni docenti che hanno seguito i propri studenti facendoli lavorare su un tema preciso che è quello dell'Adriatico, no? Che si ribadirà anche quest'anno. Queste esperienze fatte durante lo scorso anno accademico sono comunque confluite all'interno del festival, per cui quello che vi mostro adesso sono alcune immagini del luogo dove, ecco qua, in questa stanza, diciamo, al piano terra di un edificio storico in centro a Savignano, il festival ha avuto, insomma, l'onore, secondo me, di avere una mostra di questo tipo, legata comunque all'attività didattica, seguita da docenti, se volete, però in cui si capisce che anche i giovani possono comunque scandagliare attraverso la fotografia un territorio. Lo UAV, lo UAV e l'Accademia di Belle Arti hanno presentato soltanto delle immagini, mentre l'ISIA e noi di Cesena anche dei libretti che vedete, no, sopra i tavoli azzurri. In questo caso è bello anche mostrare i provini, se volete, o le fotografie stampate a contatto, perché comunque il lavoro degli studenti è un lavoro di laboratorio, no? In particolare quello che ho fatto io, che dopo se abbiamo tempo vi mostro, è farli lavorare in vario modo, per cui anche con il banco ottico, no? Per cui tutti insieme si va, si imparano queste strumentazioni, si va in camera oscura, si sviluppa, si stampa in bianco e nero. E questa era l'ultima immagine.
Per cui un po' questi sono i progetti territoriali che in qualche modo abbiamo fatto, insomma, io e Stefania dal 2006 al 2000, adesso, insomma. E tutti i progetti, insomma, legati comunque al territorio, progetti territoriali, che comunque ci hanno permesso di entrare in contatto con la realtà del festival, no? Per cui nel 2006, per la prima edizione, diciamo, del lavoro sul Parco del Rubicone, per il primo workshop che abbiamo fatto, abbiamo trovato comunque la nostra vetrina all'interno del festival. Allora era direttore Dennis Curti, era l'ultimo anno di Dennis Curti, 2007-2008, e 2007-2008 c'è stato il periodo della Serani, Laura Serani, che è un'italiana emigrata a Parigi, che dirigeva la sezione fotografica della FNAC, che in qualche modo, insomma, ha vinto un concorso ed è stata direttrice per 2 anni, per cui 2007-2008, che comunque ci ha lasciato porte aperte per presentare ancora una volta, anche in quegli anni, i nostri progetti territoriali all'interno del festival. E nel 2009 c'è stato un vuoto all'interno del festival perché per problemi politici la direttrice se n'è andata e non c'è rimasto più nessuno direttore, per cui eravamo noi del comitato scientifico, di cui facevo parte già dal 2008, sia io che Stefania Rossa, in qualche modo a gestire e a proporre, insomma, le mostre per questa edizione del 2009. Nel 2009 abbiamo pensato di avviare questo nuovo progetto, che non è un progetto territoriale, ma è un progetto sulla fotografia che si chiama Global Photography, di cui vi ho portato i cataloghi delle 4 edizioni. Allora, Global Photography l'abbiamo pensato come una finestra aperta sulla giovane fotografia internazionale, sui giovani fotografi che spesso, pensando ai fotografi internazionali, sono conosciutissimi all'estero e in Italia davvero sconosciuti. In quest'ultima edizione abbiamo avuto, secondo me, ma non solo in questa edizione ultima, delle star della fotografia internazionale, seppur giovani, e in Italia assolutamente sconosciuti. Mi ricordo, purtroppo, l'edizione del 2010, avevamo almeno 4 o 5 autori, tra cui Zoltan Yokai, insomma, che è un autore tedesco notissimo, tra cui Karina Polonia Müller, un'altra tedesca conosciutissima, Dana Lixenberg, e poi forse qualcun altro. Abbiamo fatto una conferenza con questi autori, per cui, no, anche loro generosamente mostravano i libri, non c'era nessuno praticamente. Per cui allora abbiamo capito che c'è qualche problema proprio. Seppure il progetto Global Photography sia un progetto che è stato apprezzato sin dalla prima edizione, per cui automaticamente rinnovato quasi ogni anno. Allora, partiamo con la prima edizione. Per cui, diciamo, il festival ha sempre dedicato ai giovani una parte molto importante del CIFEST, nel senso che comunque, avviato come portfolio in piazza, i giovani arrivano in massa per mostrare i propri lavori agli esperti durante i 3 giorni di apertura del festival, appunto di opening. Abbiamo attivato da un paio d'anni o 3 anni un premio sui libri, c'è questo boom, no, sull'editoria indipendente, tutti si pubblicano dei libri in casa, se li cuciono, no, in camera da letto, piuttosto che li pubblicano con Blurb o con altre piattaforme online. Per cui c'è stato un boom, abbiamo detto vabbè, allora mostrate i propri libri, mostrate i vostri libri. E appunto questo premio Open Your Book, cioè aprite i vostri libri e portateceli, ci ha permesso appunto di entrare in contatto anche con questa realtà dei giovani, per cui da una parte possono mostrare le immagini fotografiche, le foto, i propri progetti, dall'altro i propri libri, e hanno dei premi entrambi. Il portfolio, in particolare al vincente di portfolio è data comunque una mostra nel CIFEST successivo, mentre a quello dei libri un premio in buono libri, diciamo così. Dopo c'è un altro premio molto importante, che è il premio Pesaresi. Marco Pesaresi è un reporter di Rimini, molto noto, dell'agenzia Contrasto, morto una decina d'anni fa, suicida nel suo territorio, per cui per onorarlo è stato fatto un premio, è aperto un premio che si chiama Portfolio Premio Pesaresi, e qua si vincono dei soldi, si vincono 5.000 euro per poter avviare un nuovo progetto, continuare il progetto che si presenta. In più c'è una mostra che viene presentata l'anno successivo al festival. Per cui c'è sempre stato, diciamo, uno sguardo
importante verso i giovani. Ecco perché, insomma, io e Stefania abbiamo pensato di avviare questo progetto di mostra, no, di mostra vera e propria, portando in Italia dei giovani fotografi spesso conosciuti. Presi dall'entusiasmo, nella prima edizione abbiamo portato più di 20 fotografi, con una grande difficoltà anche logistica, è stato molto complesso, insomma, proprio organizzare questa mostra anche dal punto di vista proprio delle spedizioni, degli accordi con i fotografi, ci ha portato via un sacco di tempo. E però insomma abbiamo capito che ne è valsa la pena, è stata una, forse una mostra. Alcuni pensavano che il festival fosse questo, no? Tu spedivi il catalogo, vabbè, avete un festival veramente incredibile, no? È quasi un festival nel festival, perché comunque più di 20 e passa autori in mostra, insomma, è un'entità veramente molto importante. Il tema allora era looking at, looking for, per cui questo guardare e cercare, con dei significati riconducibili sempre al termine identità. Si assumeva il corpo come termine attraverso il quale questi fotografi lavorano intorno, intorno all'oggetto identitario, assumendo spesso una corporeità che va al di là di quella del proprio corpo. Il corpo diviene appunto una sorta di mezzo tra noi stessi e il mondo che ci circonda. Ivan Baden, vedete, allora anche qua, giovani, intendiamoci subito, per noi giovani non è un dato anagrafico, si può essere giovani anche a 70 anni, è un dato di spirito, no, proprio di animo, di spirito d'animo, per cui sì, sicuramente sono quasi tutti giovani, però ogni tanto c'è quel giovane che mi sorprende, che non è più giovane, che mi sorprende proprio per la qualità e la freschezza dei suoi lavori, anche se, ripeto, insomma, spesso sono sotto i 30 anni. Ivan Baden aveva presentato questo lavoro, che era Illuminati, adesso forse... No, scusate, non si è avviata la pagina doppia. Allora, secondo me, scorrimento su due pagine. Sì? Adesso non parlerò di tutti i lavori, perché altrimenti non riusciamo a concludere, anche perché vorrei mostrarvi di lavori miei. No, niente, non riusciamo ad avviare, scusate un attimo, visualizzazione pagina, vista due pagine, ok, non fate schermo intero, niente, non si avvia. Ivan Baden ha fotografato semplicemente dei giovani illuminati, no, da dei propri dispositivi elettronici. Siamo nel 2009, insomma, anche qua di strada ne è stata fatta, perché insomma anche la tecnologia è cambiatissima. Vedete come spesso c'è questo collegamento tra noi stessi e il mondo, che avviene quasi esclusivamente attraverso queste modalità, no? Questi mezzi, gli unici mezzi che ci consentono appunto di dialogare spesso e purtroppo con il mondo che ci sta intorno. Catherine Ballet, vedete la data qui è 59, per cui no, abbiamo questi passaggi, per cui il dato, il termine giovani spesso insomma è declinabile diversamente. E il lavoro sull'identità, per cui come no, noi ci facciamo conoscere attraverso come ci muoviamo, le nostre posture, ma anche come ci vestiamo, per cui il termine identitario spesso è legato appunto a come gli altri ci vedono attraverso il nostro abbigliamento, semplicemente. Possiamo già fornire un giudizio, no? Implicito. Bernard Raymond, fotografo svizzero, ha immaginato, è stata un'elaborazione al computer molto complessa, ha immaginato un mondo che ci controlla, no, attraverso delle televisioni. Vedete che queste finestre diventano delle televisioni. Anche lui aveva già pubblicato per Atti e Kanz un libro, insomma, sono molto noti, adesso magari spesso possono sfuggire. Qua purtroppo, Matthew Bernard Raymond, nato in Francia ma ha studiato in Svizzera, e c'è stata una conferenza molto interessante proprio sulla, sulla didattica, c'era Mario Cresci, c'era Bernard Raymond, Mario Cresci comunque conosceva, no, alcune scuole, soprattutto la scuola di Vevey dove ha studiato Bernard Raymond, là ci si forma, no? Sono scuole di fotografia dove uno impara, no? Impara la tecnica, impara la teoria, ma dove ci si forma veramente. Lui, insomma,
queste tecniche le ha imparate esclusivamente a scuola, qua è un po' più complesso, insomma, più difficile. In Italia, cioè, fornirci di un bagaglio di questo tipo. Michele Cera, no, Michele Cera ha presentato una prima parte di quel progetto che poi è diventato parte di questo libro appena pubblicato per Kerr, per cui insomma adesso è riconosciuto a livello internazionale. Allora erano i primi viaggi che faceva, però ho trovato che era una fotografia molto, molto interessante, molto interrogativa, se volete, molto sospesa. Samantha Cohn, una giovanissima che penso sia tuttora sconosciuta a molti, ha fatto questo lavoro su dei ritratti molto intimi di amici che frequentava. Purtroppo qua le immagini sono divise, scusatemi, ma non riesco a visualizzare diversamente. Jen Davis, una fotografa anche lei molto nota, che lavora sulla propria corporeità. Self-portraits, per cui autoscatti molto intimi, molto leggeri. Diciamo che la fotografia spesso serve, e a lei immagino, insomma, serva per quasi riconoscersi, no? Cito Robert Adams, un altro fotografo che si è riconciliato attraverso la fotografia con il proprio paesaggio che non riconosceva. Sì, diciamo che in questo caso la fotografia serve, no? Quasi come una propria terapia. No? Molti fotografano i propri genitori come terapia, non so, si fatica a parlare, si fatica a dialogare, nel momento in cui li ho davanti, li fotografo, ecco che attivo una relazione inaspettata. No? Sì, spesso la fotografia aiuta, no? A costruire questo tipo di relazioni, complesse se vogliamo. Un'altra parola chiave, forse, che ci contraddistingue in queste scelte, in questi progetti, è l'assenza di giudizio. No? Spesso è una fotografia che è proprio leggera, tenue, perché viene presentata semplicemente per quello che è. Il fotografo non è un fotografo che drammatizza una realtà che magari è già drammatica, con queste tinte forti, queste tonalità forti, questi gesti ampi, questi gesti importanti, gesti straordinari, ma ci piace lavorare con la quotidianità, con quello che c'è di fronte tutti i giorni, no? Forse è attraverso questo che la fotografia aiuta a conoscerci e a conoscere di più quello che è il nostro intorno. Wolfram Hahn pone altre questioni sulla relazione tra la televisione e i giovani. Vedete come spesso, e anche in questo caso, vedete, cioè, le immagini sono lì, libere di essere interpretate. Il fotografo si astiene dal giudicare queste immagini, no? Le presenta semplicemente per quelle che sono e noi decliniamo di significati, no? Attraverso la nostra esperienza, attraverso quello che conosciamo, quello che sappiamo, attraverso noi. Gli altri italiani presenti in Global, oltre a Michele, erano Imbrieco e Millefiori, che hanno fatto un lavoro sull'istituto Maxwell, che è un istituto superiore. Loro dicono che spesso delle scelte che si fanno poi da adulti sono legate proprio alla scelta di una scuola superiore piuttosto che di un'altra. E questo era un istituto aeronautico nei dintorni di Milano. Imbriaco, insomma, da allora, allora era quasi sconosciuto, ora ha pubblicato per, insomma, editori importanti, fa spesso lavori importanti, è un membro dell'agenzia Contrasto. Un'altra grandissima scoperta, cioè, ripeto, Global Photography è il festival, per noi è una possibilità, nel senso che cerchiamo di portare mostre inedite, autori inediti in Italia. Seba Curtis era assolutamente sconosciuto ed ora, insomma, è conosciuto, ma altri esempi più importanti. Abbiamo portato Simon Roberts per la prima volta in Italia con We English e dopo, insomma, è diventato quel fenomeno che è. Johansson, seppur un fotografo di una certa età, è venuto a Savignano perché l'abbiamo chiamato noi l'anno scorso e adesso è sulla bocca di tutti. Insomma, ci piace dare delle possibilità di incontro, per cui il festival come vetrina va bene, perché comunque deve essere una vetrina, ma anche come luogo delle possibilità per incontrare delle sorprese.
Rispetto al Global di quest'anno, Renata Ferri, che è un'importante figura della fotografia in Italia, milanese, ci ha fatto un post in cui dice appunto che il Festival di Savignano è bello perché è il Festival delle sorprese, perché si incontrano insomma figure e lavori sorprendenti. Cioè ci piace avere, per fortuna è così, quella ampia libertà di scelte, per cui no. Rispetto a figure precedenti, comunque quando lavorava ed era direttore Dennis Curti, era già membro dell'agenzia Contrasto e spesso i fotografi di Contrasto, o quasi sempre, no, veicolavano le mostre. No. Noi per fortuna siamo completamente liberi, le fatiche però sono immani, perché sia di ricerca, sia di contatto, sia di organizzazione di mostre che non sono mai pronte, per cui cioè, immaginate voi come ci riduciamo, però almeno insomma, siamo contenti, abbiamo queste soddisfazioni di insomma, dire qualcosa sulla fotografia, che la fotografia sia soprattutto utile. Seba U. Curtis, argentino, immigrato illegalmente prima in Spagna, poi in Italia, ha sposato per motivi di passaporto un'italiana, che non so se ancora conosce o disconosce, ora abita a Manchester, ha avuto lo stesso problema legato al passaporto l'anno scorso, aveva una mostra a Milano, non è potuto venire perché non aveva più il passaporto, insomma, e la vita di una persona, il territorio su cui abitiamo spesso è il terreno di lavoro per i fotografi, per cui non è un caso che Luigi Ghirri abbia lavorato là, a 3 chilometri da casa, come dice lui, che Guido Guidi abbia lavorato a Ronta e a Cesena e dintorni, che Seba Curtis porti la propria esperienza personale come il tema, no, del proprio lavoro. Dicevi, no, fotografia come terapia, spesso la fotografia ci aiuta, no? E sono fotografie che spesso ho scattato in questi viaggi, in queste sofferenze di abitare nascosti, no, in paesi che non ti appartengono. Sì, possiamo dire così, sì. Sì. Molly Landret, un'altra fotografa sconosciuta. Allora, viene Martin Parr a Savignano nel 2009, vede questa mostra. Nel frattempo gli è stato dato l'incarico di direttore artistico del Photo Festival di Brighton. Vede Molly Landret, gli si illuminano gli occhi, la chiama per fare un progetto a Brighton. Cioè, spesso, no, diciamo prima il caso, no? Martin Parr capita a caso, inconosce questa, per cui Molly Landret, non vi dico, no, la contentezza di poter partecipare, di essere chiamata soprattutto da Martin Parr. E sapete benissimo, chi di voi ha partecipato nelle volte scorse, no? Spesso quando si muove Martin Parr si muove anche il mercato della fotografia. Ripeto, Martin Parr insieme con Badger, forse già lo sapete, ha pubblicato 2 libri sulla storia del fotolibro, no. C'è stato un volume 1, volume 2, e penso che Badger la settimana scorsa abbia presentato quello che sarà poi il terzo volume, che sarà pubblicato in primavera. Ecco, se loro scelgono un libro, no, da mettere in questa storia del fotolibro, quel libro andrà esaurito, no. Quel libro avrà delle quotazioni incredibili. È successo così con tutti i libri pubblicati, il libro X, no? Perché appunto inserito dentro questo contesto è diventato parte di un mercato, diciamo, impazzito rispetto al fotolibro. Ci sono delle logiche rispetto ai libri di fotografia veramente incredibili, no? Lei invece ha fotografato le persone con identità non chiara, chiamiamoli così, queers. Questa immagine purtroppo è divisa a metà. Kalpesh Latigra, indiano però, nato a Londra e è vissuto a Londra, ha fotografato le donne legandole ad un progetto sull'AIDS. Prelevava le donne dalla strada e le fotografava nel suo studio improvvisato in un edificio di Calcutta. Maria Leutner si confronta anche lei con l'identità possibile di una figura.
scatta questa immagine, rappresenta stampate molto grandi, per cui entro all'interno di questa immagine con una misura diversa rispetto a come io conosco il corpo umano. Posso vedere di più, no? Di più di quello che posso vedere normalmente. E sono tutte immagini, tutti sguardi che sfuggono da uno sguardo diretto, per cui si crea un rapporto veramente molto ambiguo con queste figure di giovani fotografate. Andrés Marroquín Winkelmann, un fotografo peruviano che abita a Berlino, anche lui era sconosciuto, invece insomma, adesso si conosce molto, in particolare chi magari di voi frequenta i blog e conosce il blog, forse il blog più conosciuto a livello internazionale, è il blog di Georg Kolberg, che si chiama Conscientius. George Kolberg con Winkelmann hanno inventato una casa editrice e ha fatto due pubblicazioni. Una prima pubblicazione di Winkelmann e la seconda di Wouter e Werner Mahler, con quel lavoro stupendo sulle Mona Lisa del Volkstedt, che dopo presenterò. Lui ha fatto un lavoro su una località peruviana, in accordo con gli abitanti, si muoveva e costruiva delle scene legate appunto a questa, purtroppo l'immagine è tagliata. Colin Pantel, un notissimo giornalista, ha fatto un lavoro che poi è stato tra l'altro pubblicato, che è Sofà Porges, bellissimo, strepitoso secondo me, fotografando la figlia sul sofà, sul divano, negli anni. Anche in questo caso il fotografo non va in cerca, no, del viaggio straordinario, no, il suo oriente, il suo viaggio lo fa a casa. Phelps, che insomma, è venuto a Savignano prima del workshop, l'hai conosciuto in questa occasione, poi è venuto a fare il lavoro e a seguire il workshop, ed era insomma il 2009. Anche lui sconosciuto in Italia, aveva già pubblicato Higley su questa piccola città dove abitava con i genitori nell'Arizona, che è stata inglobata ad una città più ampia, per cui ha cambiato completamente la sua identità, in questo caso l'identità di una città, no, non di un corpo di una città, diciamo. Anche lui lavora con il banco ottico, per cui immagini lente, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, la fotografia che ti permette di riflettere. Marion Poissier ha fatto un lavoro che si chiama Un'estate, un été, sulle colonie estive. Ci tiene a dire che sono fotografie assolutamente non costruite. Lei è molto nota, è nel mercato della fotografia assolutamente in Francia. Era già uscito questo libro per l'edizione Filigrane. Il lavoro secondo me è molto bello, insomma. Per cui luce naturale e assolutamente naturalità nei gesti delle figure. Nessuna di queste ragazze o ragazzi è in posa per la fotografia. Blerim Rakaj, un fotografo kosovaro che abita a Londra, ritorna nel Kosovo dopo la guerra e trova una realtà cambiata, diversa, difficile. È documentata attraverso queste immagini spesso chiare, no? Spesso il fotografo utilizza la metafora, no? Anche questo, no? Citiamo il solito Robert Adams per dire che una buona fotografia di paesaggio ha bisogno di tre requisiti, no? Documentare un paesaggio, no? Avere un dato biografico che comunque esce, per cui le mie relazioni con l'arte, con la fotografia, con lo sguardo, con l'esterno, i miei pensieri si trasformano evidentemente comunque in un dato soggettivo presente all'interno di un'immagine, e il terzo, forse il più importante, dice lui, il dato metaforico, la metafora presente. Io guardo una cosa, però il fotografo mi porta su un'altra strada, me ne dice un'altra, no? Quel sangue non è il sangue del macellaio, ma è un altro sangue, no? Semplicemente, proprio, no? Dicendo le cose in maniera molto banale, no? Ma qua c'è anche una misura, no? Il sangue non è così evidente, prima c'è lo sguardo, e spesso le cose sussurrate
sono le cose che poi ci ricordiamo meglio, no? I grandi gesti, le grida, no? Le grida, i gesti del fotoreporter, forse si guardano, ci colpiscono, però si dimenticano subito. Le fotografie misurate, le fotografie sussurrate, le frasi sussurrate, le canzoni sussurrate, sono quelle che poi si ricordano di più. Richard Rinaldi è una star della fotografia. Four River Boys è un bellissimo libro che è stato stampato da pochissimo, su una piccola città che ha vissuto un passato florido dal punto di vista industriale, nel New England, e voleva fotografare quelle che erano le nuove generazioni, per cui non è più quella città economicamente importante per l'America, è una città assolutamente come tante altre in cui vivono dei giovani, e il futuro sono questi giovani che lui appunto fotografa. Fotografie stampate a contatto, 20-25, per cui banchi ottici che hanno una misura di negativo molto importante. Anche in questo caso, vedete, non c'è giudizio, non c'è drammaticità, c'è una fotografia che ti consegna la realtà in maniera molto delicata, e a noi spetta tradurre queste immagini in pensieri. Frank Rothe è un fotografo che lavora nell'ambito del fotogiornalismo, è un fotografo poco noto perché comunque è legato a una fotografia commerciale, per cui nell'ambito della fotografia artistica non è noto, ma ha fatto un lavoro strepitoso, secondo me, che si chiama Running Through the Wind. Lui doveva andare in una colonia in Russia da piccolo, no, una colonia estiva, però per casi strani non c'è andato, per cui è rimasta questa idea di andare a vedere cosa succede, per cui è tornato e ha fotografato i ragazzi, no? È tornato da adulto e ha fotografato questi ragazzi che vivevano insieme, questa comunità di giovani all'interno della colonia. E le immagini secondo me sono molto belle, il libro è molto bello. Carla van de Putteler è un'altra star della fotografia, una fotografa olandese che lavora sul corpo, sono dei nudi molto delicati, in cui rappresenta Afrodite, adesso le vedete, insomma, e la sua storia in pratica. Questa è un'altra fotografia, nel senso che non sono le immagini non costruite, no, di Marion Poisset, sono le immagini costruite per la fotografia, ma l'importante è che siano convincenti. Shen Wei, un fotografo cinese, strepitoso anche questo lavoro, un fotografo cinese che insomma, in età adulta, insomma, dopo 18 anni, va a vivere a New York e rispetto alla tradizione, così come l'aveva vissuta in Cina, scopre una realtà in cui tutto è possibile, no? Una realtà in cui una realtà che vive di ambiguità continue, ambiguità rispetto al sesso, rispetto a come la persona si relaziona con altre persone, rispetto alla cultura, no, e le varie sfaccettature. Per cui da un ambiente, diciamo, tradizionale, legato proprio ad una identità quasi da villaggio più che da grande città, va a New York e in questo almost naked, quasi nudo, si deve mettere nudo anche lui per entrare in contatto con queste figure e riappacificarsi forse con una città che in qualche modo deve accoglierlo. Purtroppo questa immagine tagliata, fate uno sforzo, cercate di capire come il quadro, no, in alto, nell'altra metà poi viene ribadito dal gesto della ragazza. Per cui, come spesso queste relazioni tra forme in qualche modo diano significato alla fotografia. No? La fotografia è anche un insieme di forme che devo relazionare insieme. Torniamo al solito Robert Adams. Una fotografia interessante perché mostra una buona composizione. Tsarkovsky dice che tutte le forme che inserisco all'interno di un'immagine fotografica esistono perché il fotografo decide di inserirle. Spesso gli studenti non si accorgono di molte cose. La bicicletta, perché la bicicletta? Non mi sono accorto. Perché c'è quel... Cerchiamo di capire che dobbiamo gestire per intero la scena, nel senso che il fotografo è anche, come potremmo dire del lavoro di August Zande, il regista, no, di tutta questa scena o messa in scena per la fotografia, insomma.
E questa era l'ultima immagine, per cui questo è il primo progetto. Va bene, allora direi che possiamo iniziare la seconda parte. Ci sono un sacco di cose che voglio mostrarvi, per cui mi sa che conviene cominciare a dare delle priorità. Allora, abbiamo visto la prima edizione di Global Photography, per cui no, questa finestra sulla giovane fotografia, il festival nel festival, e questi progetti che sono sempre presentati prima a Savignano e poi sono diventati ormai dei progetti itineranti, perché Milano, Roma, oppure le tappe anche al Festival di Rovigno, in genere di progetti se le fanno. Per cui rimarrebbero tre edizioni di Global Photography, che comunque qui insomma avete i cataloghi poi da consultare se volete. Poi avrei da mostrarvi almeno 2004 edizioni del festival, per cui io e Stefania Ross siamo diventati a tutti gli effetti i curatori del festival del 2010. 10, 11, 12, 13, perché abbiamo fatto 4 edizioni, per cui 3 edizioni di Global, 4 di C-Fest. Dopodiché volevo presentarvi un progetto di residenza, anche qua dedicato ai giovani, che abbiamo fatto a Castelfranco Veneto, patria del Giorgione, a giugno. E poi volevo mostrarvi l'attività didattica, per cui alcuni progetti che ho strutturato insieme con gli studenti legati al progetto Adriatic Coast to Coast. E poi vorrei mostrarvi dei progetti personali, per cui un po' troppo. Allora, non so, magari velocemente Global Photography, seconda edizione 2010, perché si chiama True Stories e perché sappiamo che le storie vere e la fotografia, non so, non può mai concederle, darle. Perché True Stories ha un riferimento in un film che si intitolava True Stories, aveva riferimento ad un progetto fotografico che si chiama The Democratic Forest di William Eggleston, siamo intorno alla fine degli anni Ottanta. Questi due autori, David Byrne, che aveva lasciato l'esperienza Talking Heads da poco, no, il suo gruppo molto noto, insomma, gruppo musicale molto noto, e ho fatto un'esperienza insieme con Eggleston, per cui il film antinarrativo di David Byrne ha trovato in qualche modo una controparte nella fotografia democratica di William Eggleston. Luigi Ghirri, nelle sue note, nei suoi racconti, ha fatto una citazione a proposito di questo lavoro dicendo: si potrebbe giustamente essere incerti se attribuire alle sue visioni, quelle di Eggleston, quel carattere di verità che il titolo sembra assegnargli. È in questa serie di Eggleston, in bilico tra vere storie e una visione di pura invenzione personale, che stanno i due estremi. Per cui True Stories mette in guardia rispetto alla fotografia. Attenzione, la fotografia comunque non racconterà mai storie vere, la fotografia comunque sarà sempre un'invenzione. Citerei anche una mostra e un catalogo di Gary Winogrand che si chiama Figments from the Real World, è curato da John Sarkowski, allora direttore del Dipartimento di Fotografia del MoMA, che in pratica viene tradotto in storie inventate tratte dal mondo reale, per cui attenzione, la fotografia è sempre in bilico tra la realtà e la sua rappresentazione. Il terreno d'indagine è sempre il quotidiano, abbiamo visto che spesso i fotografi riescono a raccontare meglio quella realtà che è vicino a loro, no? La propria realtà di casa, i propri amici, i propri luoghi. E questi 20 fotografi invitati per Global Photography nel 2010 hanno rappresentato questo. Melania Comoretto, italiana, evidentemente italiana, ha lavorato all'interno delle prigioni fotografando l'identità femminile, per cui una prigione femminile, e ha fatto un lavoro secondo me molto intelligente, molto bello, molto delicato se volete. C'è già un dramma che è quello di figure che insomma, sono rinchiuse all'interno della prigione, perché doverlo drammatizzare ancora di più, perché questi toni lasciano spazio insomma allo sguardo. Christine Fenzel e il calcio, ha seguito questa fotografa tedesca delle associazioni non governative in vari stati e in vari continenti,
in cui il calcio diventava il tramite tra i bambini e il fatto che i bambini potessero essere tolti dalla strada tramite questo. Per cui il calcio diventava per queste associazioni non governative l'elemento che poteva togliere dalla strada i bambini, per cui li catturavano e cercavano di farli studiare, di portarli in una realtà diversa e costruirgli in qualche modo un futuro. Lei aveva già esposto con questo lavoro ad Arles e insomma l'abbiamo portato a Savignano, anche questo assolutamente in anteprima. Marcello Galvani, un altro italiano, lui sì, fotografa i propri amici, le proprie realtà, il proprio ordinario intorno a casa. Due fotografe tedesche che hanno lavorato in India, un progetto secondo me strepitoso, perché conosco molto bene i progetti, conosco molto bene l'India, i progetti di fotografi indiani e non in India, secondo me questo lavoro è assolutamente strepitoso, che si chiama Devidarba Cotton Widows. I poveri contadini indiani, insomma spesso quelli legati alla coltivazione del cotone, devono acquistare dai proprietari di questi fondi dei semi OGM, per cui organicamente geneticamente modificabili. Questi semi costano di più e non possono essere utilizzati, hanno bisogno della doppia quantità d'acqua, per cui spesso vanno, se la stagione non va come deve andare, spesso non hanno raccolto e vanno assolutamente in crisi economica totale. Ci sono nel 92, mi pare, una cosa come 200.000 suicidi a causa di questo. Due giovanissime ragazze hanno presentato questo progetto, anche in forma di libro, e non ha trovato ancora la pubblicazione, forse proprio per il tema stesso, che è molto critico, no? Ma il lavoro veramente, vi assicuro, che è strepitoso. Banco ottico, vedete che spesso dietro la figura, la vedova, c'è un fumo, e non è altro che il fumo della pira del marito suicidato, del figlio suicidato. Come nel caso a sinistra. Entra nelle case ed è un lavoro tenero, tenerissimo, non so, sono quei lavori che sono agghiaccianti, no? Forse non per questa freddezza, ma proprio per la delicatezza in cui raccontano una cosa così importante. Vedete, può essere la figlia, no, del contadino morto suicida, piuttosto che il figlio. Zoltan Yokai, citavo prima, una star della fotografia, anche lui nelle difficoltà di relazionarsi con l'altro, no, ha cominciato a fotografare i giovani, per cui era la fotografia quel tramite che ti permetteva di entrare in relazione. In questo caso immagini stupende, stampate in piccolo formato. Una cosa che non ho detto, che mi pare molto importante sottolineare, è che spesso è la rete che ti permette di entrare in contatto con questa fotografia. Molti fotografi hanno pubblicato, molti fotografi hanno fatto delle mostre, ma molti sono sconosciuti, allora la rete diventa quel tramite, quel sistema di comunicazione efficacissimo nel conoscere, no, questi fotografi che vivono, no, nel mondo assolutamente poco esposti, no, nell'ambito della fotografia contemporanea. Allora, la rete l'abbiamo utilizzata, insomma, per entrare in contatto con questi fotografi, ma quello che è importante è che alla fine abbiamo delle fotografie. Cioè, la rete ti permette di visualizzare molto velocemente, di ottenere delle informazioni, di vedere queste fotografie, però, come dice Stephen Shore, la vera natura della fotografia sta nella stampa, no? In questa terza dimensione, se volete, che toglie dalla virtualità queste immagini per renderle immagine. È incredibile trovarsi di fronte a queste immagini, purtroppo dovrei sempre mettere in guardia rispetto alla proiezione delle immagini, che non sono niente, no? Prendetele per quelle che sono soltanto delle proiezioni molto veloci che non rendono giustizia rispetto alla qualità del lavoro. Martin Lange, anche lui ha avuto la sua stagione di successi, lui aveva una casa editrice che si chiamava Farwell in Svezia, con cui ha pubblicato questo lavoro che si chiama Anomalies, e dopo insomma è stato scoperto dall'editore che è molto in voga adesso, che è Mack, Michael Mack, che lavorava prima da Steidl,
che adesso sta veicolando, insomma, molta fotografia e ha un occhio incredibile per il business, per cui tutti, in genere, le pubblicazioni di Mac sono sold out in breve tempo. Sapete, per chi non, magari per chi non lo sa, è andato a casa a scoprire Guido Guidi, è andato a casa di Guidi, gli ha pubblicato un lavoro, presentato poi foto sulle stanze, immagini dell'83 mi pare di Perganzolo, fotografie di una stanza. Adesso Guido Guidi avrà in Francia, a Parigi, una nuova mostra a gennaio e Mac gli pubblicherà un nuovo volume che si chiama Veramente. Per cui, insomma, e sappiamo che quando uno pubblica per Mac il successo è garantito. Martin Lang ha pubblicato per Mac Editions l'anno scorso. Daniel Ixenberg è andata in questa isola nel nord dell'Alaska che si chiama Shishmaref e che l'innalzamento della temperatura atmosferica farà scomparire in breve tempo, per cui è andato in questa comunità di 600 eschimesi a vedere, insomma, come vivono ora, sapendo che comunque inevitabilmente se ne dovranno andare. Vedete come c'è un'erosione costante delle terre di quest'isola. Geoffroy Mathieu è andato in luoghi del Mediterraneo. Milak e Sidor, anche Rafał Milak, sconosciuto allora, un fotografo polacco, che poi ha pubblicato, mi pare, per Kerer, un lavoro che si chiama Four Rooms, che è andato sold out, che adesso è stato pubblicato alla seconda edizione. Insomma, spesso questi autori vengono scoperti, insomma, comunque, anche in Italia. Sulla tassonomia, sul fatto di, insomma, impagliare gli animali e dargli nuova vita attraverso questo sistema. Mulge, un fotografo cinese, un altro lavoro strepitoso, secondo me, in bianco e nero, torna a casa e vede che il paesaggio è completamente cambiato, per cui fatica a riconoscere il territorio, torna nella casa dove abitava, insomma, con grande nostalgia, e anche lui fa un lavoro molto delicato, ed è bianco e nero analogico, stampate dall'autore, sono, secondo me, strepitose, sono immagini bellissime. E quando vedi queste cose, insomma, credi fortemente che il progetto Global Photography, per cui aprire a una fotografia giovane e permettere ai giovani italiani di conoscerla, secondo me è un dato molto, molto importante, un'occasione molto importante. Karin Apollonia Müller, anche lei molto nota, ha pubblicato per Nazarelli Press questo libro che si chiama On the Edge, anche questo fuori catalogo. Interessata a capire come l'uomo sta modificando il territorio e come non riesce più a fare un passo indietro, non riesce più a gestire, no, questi cambiamenti, per cui è un mondo sgretolato, è un mondo, vediamo l'immagine seguente, se non c'è quell'immagine di riferimento, per capire che comunque non riusciamo più a gestire questo mondo che stiamo costruendo in maniera così spesso poco pensata, no? Lidia Panas, anche lei dopo essere stata in Italia per Global, ha pubblicato per Kerer, questo anche 2025, per cui un banco ottico, fotografo delle persone, gruppi di persone. E anche qua, riferimenti alla pittura, ma anche a certa fotografia, e immagini bellissime. Dorothea Smith, un lavoro sull'identità, sul pensare di fare un lavoro sul ritratto, sulle figure umane, senza essere condizionato dal termine genere maschile e femminile, per cui interrogarsi nuovamente sull'identità umana. Anche lei, so che ha pubblicato quest'anno questo lavoro per Filigrane Edition, un lavoro francese, questa grande ambiguità, no? Che comunque è l'ambiguità della natura fotografica e poi, insomma, attraverso i soggetti. Tomoyuki Sakaguchi, questo home, lui abita in un Atama, un sobborgo di Tokyo, e di notte prende la bicicletta e fotografa queste architetture che sono gli unici soggetti che possono guardare il fotografo. Igor Starkov, un russo, fotografa anche lui le terre che gli sono molto vicine. Amy Stein, un'altra star della fotografia, un'americana,
questo lavoro è molto noto, ha fotografato in un'area che divide nettamente, un confine che divide nettamente un parco da una piccola cittadina, per cui spesso gli animali fanno un'intrusione, no, all'interno della città. Per cui sono immagini assolutamente vere e reali, la fotografa è stata lì molto tempo, insomma, ha costruito queste relazioni, spesso no, critiche, no, tra questi fotografi che vanno nella cittadina in cerca di cibo e il rapporto quasi normalizzato tra la popolazione, appunto, e questi animali, spesso anche feroci. Questo lupo, no? Si chiama Domesticated. Donald Weber, fotografo canadese, sudafricano, lui si sposta molto, ha fatto un lavoro recente anche con Mastro Rillo, Massimo Mastro Rillo, che è un fotografo italiano, romano, in Giappone, e questo è un lavoro su Chernobyl, molto forte, molto critico. È tornato a Chernobyl a vedere, insomma, la popolazione come vive e come sta metabolizzando quello che è successo nell'86. Insomma. Vanessa Winship non ha bisogno di presentazione, anche lei è stata contattata da Mac, è il libro che ha fatto con lui su un progetto americano, è andato sold out in poco tempo. Vanessa Winship ha fotografato in Turchia le scolarette vestite come il regime vuole, ed è assolutamente impressionata da come queste persone non sanno, queste figure, queste ragazzine, non sanno stare in posa e come sono totalmente dedicate al fotografo, che a sua volta viene imbarazzato da questo atteggiamento. E qua i fotografi, insomma, che in qualche modo sono presentati. Io adesso non so se fare un salto tra Global e passare al C-Fest in maniera da aprire un altro panorama, piuttosto che andare avanti velocemente su questi. Possiamo vedere l'ultima edizione. Allora, saltiamo l'edizione Occupancy, che comunque è questa, no? In cui 10 fotografi, insomma, si sono interrogati sul termine occupancy, per cui come occupare. Non è un lavoro sul paesaggio, ma un lavoro su come l'uomo occupa uno spazio, occupa un territorio, un'abitazione. E ci sono 10 esperienze di 10 fotografi diversi, spesso noti. Per fare un salto, in questa nuova, diciamo, edizione di Global, che è cominciata quest'anno e che in questa seconda fase abbiamo pensato di aprire con Europe, per cui Europa, una fase dedicata ai giovani fotografi dei 5 continenti. Perché abbiamo iniziato con l'Europa, appunto, e sono 8 autori, di cui un italiano, per cui autori di 8 stati diversi, che hanno costruito dei lavori che abbiamo pensato di indirizzare rispetto al tema di quest'anno, che era specie di spazio, sullo spazio, sul significato di spazio. Il prossimo capitolo probabilmente sarà Asia, infatti io tornerò in India, ho già un appuntamento con un fotografo indiano per capire, insomma, che tipo di realtà di movimento può esserci in India. Ovviamente non c'è soltanto l'India, c'è il Giappone, Bangladesh, Thailandia, insomma, Vietnam. Però capite che c'è un lavoro di ricerca a monte che, insomma, è molto più importante forse rispetto alle scelte che si fanno. Per questo Europe abbiamo contattato tutti i fotografi che precedentemente avevano partecipato all'edizione di Global, per cui siamo venuti in contatto con la realtà tramite altri fotografi, perché abbiamo aperto una serie di contatti veramente infiniti, difficili da gestire, per arrivare a queste 8 scelte. Anne Golatz ha pubblicato per Kerer questo lavoro che si chiama Metastasta, che è un lavoro fatto in Norvegia su come l'uomo, insomma, riesce ancora a relazionarsi ad un paesaggio che sembra ancora quasi intoccabile. E spesso queste figure sono delle figure che somigliano più a, no, una figura ancestrale piuttosto che delle persone in carne e ossa, per cui un territorio legato forse più alle leggende che a una vita, no, normale, una vita ordinaria di villaggio. E vivono nella loro ordinarietà comunque esperienze straordinarie.
vedete come, forse l'avevo raccontato prima, per quanto riguarda Phelps, questi spostamenti di anche di distanza, no? Che spesso sono utili per raccontare, per mettere insieme questi frammenti, cioè ogni fotografia è un piccolo frammento, insieme costruiscono, come diceva Ghirri, un racconto. E spesso c'è un cambio di distanza, per cui mettere insieme, no, Phelps diceva, a me piace mettere insieme in un racconto delle figure umane, cioè di ritratti, dei dettagli, degli still life, come in questo tipo, ma anche un paesaggio più ampio, per cui questi tre elementi devono comunque relazionarsi insieme per costruire fotograficamente un universo più ampio. Daniel Augschoel, giovanissimo, dell'85, l'unico italiano scelto, ha fatto un racconto sul significato di confine. Lui adesso abita a Berlino, è nato a Vipiteno, in un territorio di confine tra l'Italia, no, l'Austria, la Germania, un territorio che sta scomparendo, un territorio che spesso è più associabile a un non luogo piuttosto che un luogo di frontiera, no, con questi spazi vuoti, questi spazi incompleti. E ha fatto un lavoro molto bello. Questo è diventato la sua tesi nella scuola dei Mahler a Berlino, la Ostkreuz-Schule, no? E l'ha presentato insomma in anteprima al SIF Festival. C'è da interrogarsi rispetto all'internazionalità di un linguaggio possibile, no? Nel senso che, aprendo delle finestre così ampie, su molta fotografia internazionale c'è da capire se questi fotografi mantengono comunque dei chiari riferimenti al luogo da cui provengono, piuttosto che no, piuttosto che si parli di un linguaggio internazionale. Global photography non è fotografia globalizzata, no. Spesso anche con Zoltan insomma, abbiamo avuto questo scambio di battute, non mi interessa far parte di una fotografia globalizzata, ho detto guarda che non è una fotografia globalizzata, è una fotografia di un globo. Una fotografia che comunque mantiene una propria identità specifica, spesso, spessissimo rintracciabile all'interno di un lavoro. No? Spesso i luoghi, i soggetti sono molto chiari, sono molto riferibili a una quotidianità, a una tradizione, no? Fotografica locale. No? Penso a lavori come quelli di Ghirri, di Guidi, di Cresci, no? Un linguaggio che è un linguaggio riconosciuto, che però è un linguaggio che mantiene, se vuoi, quella specifica italianità, no, attraverso il cui si sono costruite delle scuole importanti di pensiero. Augschoel non appartiene a queste scuole, fotografo giovane, un fotografo che forse si è formato molto attraverso quello strumento che dicevamo prima, molto efficace, che si chiama internet, per cui è chiaro che si guarda molta fotografia, ma insieme anche Ghirri guardava la fotografia americana, anche Guidi guarda la fotografia americana, però mantengono, se volete, comunque ben chiara quell'idea di fotografia italiana. E forse in questi casi è meno percepibile, a parte che sono lavori di fotografi molto giovani, insomma lui è nato nel 1985, per cui veramente è giovanissimo, e però si vede che insomma, spesso i fotografi giovani guardano, per fortuna purtroppo, molto anche a realtà straniere. Quello che non succedeva negli anni di Ghirri, in cui ci si formava, in quei pochi libri che arrivavano in Italia, e spesso ci si confrontava, no, tra di noi, no, di fotografia, e non si aveva modo di capire cosa succedeva. Arrivava un libro dall'America e tutta la comunità di fotografi andava a vedere questo libro che, no, era arrivato, no, incredibilmente. No. New Topographic, no, questa mostra fondamentale sui topografi, no, arriva a casa di Guidi, immagino che, no, raccoglie intorno a sé una comunità di persone che vogliono vedere cosa succede all'estero. Però insomma apriamo questo interrogativo, non do delle risposte certe su questo, però ogni tanto sorge che qualcuno chiede, ma si può parlare di, forse quelli che hanno bisogno di certezze, ma si può parlare di linguaggio internazionale? È stato un noto fotografo che ha partecipato anche ad Archivio dello Spazio, di cui non faccio il nome, che era in giuria con me quest'anno al SIF Fest per premiare i ragazzi che avevano aderito al premio Pesaresi, insomma di fronte a fotografie che comunque abbiamo valutato circa 50-60 portfolio, e spesso era la stessa fotografia, la solita lezione di Ghirri, oppure questa fotografia che a un certo punto mi ha chiesto, ma si può parlare di fotografia internazionale? E ho detto, non sapevo da che parte partire per spiegare comunque
cioè non si può forse rispondere con certezza rispetto a una domanda del genere. Si guarda molta fotografia, spesso i fotografi giovani devono ancora farsi, no? Nel senso che un fotografo forse ad una certa età riesce un po' a gestire, no? Personalmente un linguaggio, è difficile capire, però certo che si guarda sempre inizialmente una fotografia, un fotografo è un maestro ed è stato per tutti così, forse adesso si guarda ancora più i fotografi stranieri, no? Quelle scene, la fotografia americana sappiamo com'è fatta, quella tedesca, quella francese, la fotografia italiana è un po' più scomposta, no? Oggi, per cui al di là dei maestri riconosciuti è difficile trovare delle figure di riferimento anche tra i giovani oppure altre generazioni successive rispetto, no, ai Guidi, ai Cresci, ai Basilico, no? Difficile trovare delle figure di riferimento, proprio, no, un mosaico un po' scomposto, ritengo, no? Magari ditemi anche voi la vostra, non so, più tardi se riusciamo. Geoffrey Pleignet ha fatto un lavoro molto piccolo, praticamente ha partecipato a un rave party, che durava 2 o 3 giorni, tu pagavi il biglietto una volta, però se uscivi dovevi per entrare ripagarlo. Allora sti ragazzi hanno detto no, restiamo dentro 3 giorni, no? Per cui succedeva un po' questo, no? Nel senso che dopo questa diventava la loro casa e queste figure si racchiudevano, vedete, quasi come un embrione si chiude su se stesso. Sono delle figure embrionali, delle conchiglie, delle figure che tendono a chiudersi, no? Più che ad aprirsi. E ci pareva interessante questo porre la figura umana in un modo che possa essere utilizzata come metafora rispetto a una realtà che spesso, no, contrasta, no. Un lavoro semplicissimo, no, di una semplicità disarmante, ma molto efficace anche nella ripetizione. Diventano veramente degli embrioni, dei feti, no? Torniamo piccoli, ci ripariamo dal mondo, no? Laura Pannak, molto nota, molto giovane, dell'85 anche lei, ha molta più esperienza magari rispetto al fotografo italiano, ha fatto un lavoro all'interno di una comunità di giovani naturisti in Inghilterra, per cui si è spogliato di tutto e ha cercato di capire come quei vestiti, no, che affermano, fotografati dalla fotografa francese Catherine Ballet, la nostra identità, no, ci spogliamo di questa identità per tornare in un rapporto quasi, no, primigenio, un rapporto tra uomini in cui il corpo si spoglia di tutto, si spoglia di tutte quelle idee e quei preconcetti a cui attribuiamo spesso ad un corpo nudo. Questo è un lavoro delicatissimo, no? In questo caso bisognava pensare, ma a Savignano mostriamo queste cose, speriamo che non succeda niente, ma io direi insomma che è una fotografia delicata, insomma non trovo nessun tipo di pornografia, no? In immagini di questo tipo, anzi. Lotte Sprengers, un lavoro in un quartiere costruito negli anni 50 in Olanda, un quartiere di edilizia popolare che però l'intenzione dei progettisti e degli urbanisti era di mescolare più identità, no? Più classi. È un quartiere che dal punto di vista urbanistico sembra soffrire, mentre lei ha intervistato gli abitanti e tutti sono contenti di abitare in questo luogo. È un progetto che poi è diventato libro, costruito quasi per serie. Vedete queste serie che sono ripetono da punti di vista identici diverse strutture edilizie, diverse unità abitative, per capire come l'uomo di volta in volta modifica, no, la propria architettura, il proprio modo di vivere, di abitare l'architettura. Quello che diceva Gregotti, io costruisco questo edificio, dopodiché aspetta la gente a modificarlo, no? Trasformarlo, mettere le tende, cambiare i serramenti, no? E il tempo fa il suo lavoro. Questa è una fotografia originaria d'epoca, questa è una fotografia scattata dalla giovane Lotte, e questo è un altro elemento, vedete come di volta in volta, no?
la gente abbia cambiato questi elementi d'arredo, abbia fatto proprio la cucina piuttosto che il bagno. È un lavoro molto, trovo molto intelligente, sono molto semplice, ma molto intelligente. Lukács, sconosciuto ai più, ha fatto un libro bellissimo che si chiama Brutal, grande, molto grande, e finalmente un libro grande ha un senso. Le immagini sono le immagini di una stazione ferroviaria di Katowice, che è stato un edificio molto importante per la Polonia, un edificio statale importante, che quando ha smesso il suo utilizzo diventava una stazione di passaggio oppure una stazione dormitorio per la gente magari meno abbiente oppure per i poveri. Per cui era una stazione comunque vissuta, no? Vissuta, purtroppo però nel 2011 è stato abbattuto, lui è riuscito insomma a costruire questo lavoro e questo secondo me è un lavoro strepitoso. Riconosciute cioè riconoscete figure antropomorfe, riconoscete comunque metafore sempre vive e ricche per costruire e per stratificare dei significati queste immagini. Per cui sotto la superficie di queste immagini vediamo tante altre cose. Spesso la migliore fotografia, insomma, dà la possibilità di aprire, come dicevamo prima, nuovi significati.